Grazie. Parlerò della Nunziatura di Graz, della quale abbiamo già sentito alcune cose. La Nunziatura di Graz è esistita dal 1580 fino al 1622 ed aveva la sua sede nella capitale del Innerösterreich, un conglomerato di paesi alquanto autonomo, composto da Stiria, Carinzia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Trieste e da parti di Istria. Si tratta di una cosiddetta Reform Nunziatur, come la Nunziatura di Colonia e quelle della Fiandra e della Svizzera, fondata da Papa Gregorio XIII. Nella prima età moderna questa Nunziatura era, oltre a quella presso l'imperatore, l'unica rappresentanza diplomatica della Santa Sede nei paesi asburgici. Nei 42 anni della sua esistenza risiedettero a Graz 6 nunzi attivi accanto al sovrano del paese. In quegli anni l'arciduca Carlo II e suo figlio Ferdinando, il futuro imperatore Ferdinando II. Solo dal 1590 fino al 1595, nel periodo del governo del Consiglio di Regenza, tra la morte di Carlo II e l'assunzione del governo di Ferdinando, non vi fu nessun nunzio alla capitale dell'Innerösterreich. Con il ritorno di Ferdinando dagli studi a Ingolstadt nel marzo del 1595 e la sua designazione nel maggio dello stesso anno, anche il nunzio riprese su ordine della curia la sua residenza a Graz. Il nunzio Girolamo Porzia, della famiglia dei conti di Porzia, proveniente da Porzia, vicino a Pordenone nel Friuli. Era stato nominato nunzio di Graz già nel 1592 a causa di suoi numerosi incarichi nella Germania meridionale che ne rendevano necessaria la presenza. Era stato lungamente assente da Graz. Fu nunzio dell'Innerösterreich per 14 anni, dal 1592 fino al 1606. In questo lungo periodo riuscì a stabilire relazioni molto confidenziali con la famiglia arciducale, soprattutto con l'arciduca Ferdinando e sua madre Maria di Baviera, come dimostra la sua fitta corrispondenza con loro e con la curia. Di questo parlerò più dettagliatamente in seguito. Vorrei però anticipare che le strette relazioni del nunzio Girolamo Porzia con la famiglia arciducale dell'Innerösterreich rappresentavano un caso straordinario nella diplomazia papale. I tre successori di Porzia, che rimasero a Graz 2, 3 e 1, 9 anni, non riuscirono invece a instaurare rapporti simili con il sovrano. La chiusura definitiva dell'Annunziatura di Graz nel 1622 fu conseguenza della nomina di Ferdinando a re di Boemia e Ungheria e della sua elezione a imperatore. Infatti, dopo il trasferimento definitivo della corte di Graz a Vienna, soprattutto dei figli di Ferdinando, nati dal suo primo matrimonio con Maria Anna di Baviera, la presenza di un'annunziatura a Graz non era più necessaria, per cui l'allora Papa Gregorio XV decise di richiamare a Roma l'ultimo nunzio di Graz, Erasmo Paravicini. Dopo questa breve storia dell'Annunziatura di Graz, che ho posto come rapida introduzione all'inizio di questo mio contributo, mi dedicherò adesso ad esaminare, nei limiti del possibile, data la scarsità delle fonti, le reti informative del nunzio Girolamo Porzia durante il suo incarico a Graz, cioè dal 1592 fino al 1607. Le reti informative erano e sono essenziali per l'attività diplomatica di un nunzio, visto che il suo compito principale consisteva nel procurarsi informazioni affidabili e attuali di cui la curia si potesse avvalere. Per poter adempiere a questo compito, il nunzio si serviva di persone affidabili che gli riferivano le informazioni richieste. Persone di fiducia con le quali era regolarmente in contatto, sia personalmente sia per iscritto. Persone che conosceva privatamente e professionalmente o che non conosceva neanche direttamente. Si trattava di una grande rete informativa che si estendeva per tutta l'Europa. Era però
sempre il nunzio a decidere se l'informazione ricevuta fosse degna di essere inoltrata alla curia. Il nunzio si assumeva anche la responsabilità della veridicità e dell'attualità delle notizie, che alcune volte poteva essere errate o antiquate. In questi casi la curia si serviva delle sue fitte ed estese reti informativi che le permettevano di ottenere il maggior numero possibile di informazioni attuali. Gli informatori dei nunzi non vengono mai nominati nelle lettere. L'espressione «mi vien significato» è anonimato al massimo. In singoli casi il nunzio sottolinea la credibilità dell'informatore con parole come «mi vien significato da persone religiose e da bene» o «mi vien significato da persona talor assai ben avvisata delle cose segrete di questi stati e principi». L'anonimato e la mancanza di fonti conservate al riguardo rendono quasi impossibile ricostruire dettagliatamente la completa rete informativa del nunzio Girolamo Porzia, una situazione paragonabile a quasi tutte le nunziature della prima età moderna. Fa diventare ancora più difficile l'attuazione di questa impresa lo smarrimento dell'archivio privato di Girolamo Porzia e di gran parte dell'archivio dell'Annunziatura di Graz. Sono infatti giunti fino a noi solo 4 volumi del lungo periodo di Porzia a Graz, 3 dell'archivio dell'Annunziatura e 1 di quello privato, che sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Il volume presumibilmente appartenente all'archivio privato di Porzia ci permette di farci un'idea della relazione confidenziale e in parte non formale del nunzio con l'arciduca Ferdinando e la sua famiglia. Un legame certamente importante per l'incarico diplomatico del nunzio e che gli permetteva sicuramente di procurarsi, anche con un certo anticipo, le informazioni più attuali. Queste sono, eccetto le lettere ufficiali della Segreteria di Stato a Porzia e singoli atti conservati in un fondo della famiglia Porzia a Pordenone, le uniche lettere indirizzate al nunzio ancora esistenti. Infatti gran parte dei documenti conservati riguardanti l'Annunziatura di Graz sono lettere del nunzio, quelle ufficiali alla Segreteria di Stato con appositi allegati, atti indirizzati al nunzio di Venezia, Offredo Offredi, tutti conservati nell'archivio segreto di Vaticano, la sua regolare corrispondenza con la Corte di Firenze, nell'archivio di Stato di Firenze, con l'arciduca Ferdinando e sua madre Maria di Baviera, nel Haushof und Staatsarchiv a Vienna. Inoltre, il segretario del nunzio, Giorgio Tomasi, nel 1624 pubblicò una raccolta di documenti inviati dal nunzio Girolamo Porzia a destinatari diversi tra il 1600 e il 1604. Questi documenti di Porzia ci permettono di fare in parte luce sulle reti informative del nunzio, anche se le lettere di risposta e le altre scritture dirette a Porzia non sono più esistenti o non sono ancora state rintracciate. Cerco quindi, basandomi sulle fonti rimaste, che provengono soprattutto dalla penna del protagonista, cioè del nunzio Girolamo Porzia, di ricostruire queste reti. Porzia era sicuramente anche lui un informatore e faceva dunque parte di altre reti informative. Dedichiamoci all'inizio alle lettere dell'arciduca Ferdinando a Porzia. Si tratta di lettere più o meno informali, scritte dall'arciduca al nunzio in gran parte di propria mano e in lingua italiana. Il contenuto di queste lettere muta se l'emittente e il destinatario si trovavano nello stesso luogo o in luoghi diversi. Nel primo caso le lettere trattavano quasi sempre di soggetti o di dati dettagliati delle udienze. Nel secondo, invece, l'arciduca e il nunzio nelle lettere si scambiavano notizie importanti, mantenendo così vivo il continuo scambio diretto di informazioni. Persino dopo la partenza di Porzia da Graz,
Seguitò questa corrispondenza che fino al 1608 riguardò soprattutto i preparativi delle nozze di Maria Magdalena, sorella dell'arciduca Ferdinando, con il granduca Cosimo II de' Medici. Infatti Porzia, come ex nunzio di Graz, su richiesta della famiglia arciducale dovette accompagnare l'arciduchessa da Graz a Firenze, viaggio mal visto dal nuovo nunzio Giovanni Battista Salvago. Le lettere al riguardo erano anche cifrate, una misura precauzionale per le informazioni più delicate. Negli anni seguenti, fino al 1612, anno della morte di Porzia, il numero delle lettere si riduce considerevolmente e gli argomenti trattati non sono più politicamente importanti, ma amichevoli. Ferdinando descrive, ad esempio, i suoi successi durante la caccia, cioè cose più o meno importanti. Porzia era dunque un importante confidente dell'arciduca dell'Innerösterreich, che si affidava a lui anche per questioni più o meno personali, come le nozze di Maria Magdalena con Cosimo II, e che in questo caso forse era stato anche motivato dal fatto che Porzia aveva mantenuto sin dall'inizio della sua carica come nunzio a Graz un contatto regolare con la corte di Firenze. Il nunzio inviava regolarmente rapporti ai granduchi Ferdinando I e Cosimo II e al loro segretario Belisario Vinta. Ferdinando era sicuramente informato di questo contatto e ne approfittava a favore della Casa d'Austria. Il nunzio di Graz era un informatore importante della corte di Firenze, come ne esistevano anche altri, un fatto non singolare nell'ambito diplomatico, ma di tale entità raramente documentato. Le 736 lettere degli anni dal 1592 al 1610, 18 anni, conservate in due volumi nell'archivio di Stato di Firenze, rappresentano un importante fondo archivistico per le relazioni dei paesi dell'Innerösterreich con il Granducato di Firenze nella prima età moderna. Il nunzio papale avvisa dettagliatamente dei conflitti bellici ai confini dell'Innerösterreich con gli Osmani, dei conflitti politici all'interno del paese, dei suoi viaggi dentro e fuori l'Innerösterreich, delle finanze dell'arciduca. Inoltre parla spesso dei suoi affari personali, di cui non tratta nella corrispondenza ufficiale con la curia papale. Accompagna le lettere indirizzate a Firenze con gli stessi avvisi che manda alla segreteria statale e cifra parti delicate. Si tratta dunque di una corrispondenza autonoma che attende un'elaborazione approfondita. Oltre a questi carteggi esistono numerose lettere di Porzia. Molte delle lettere indirizzate all'arciduca Ferdinando e a sua madre Maria di Baviera erano state scritte nei periodi in cui il nunzio o i destinatari si trovavano in viaggio. Per esempio il viaggio famoso fatto in Italia nel 1598 da Ferdinando con Porzia, e Porzia fu poi nominato anche vescovo d'Adria del Clemente VIII a Ferrara. Dalle lettere è possibile concludere che anche l'arciduchessa madre manteneva una corrispondenza più o meno regolare con il nunzio, forse in lingua tedesca, visto che le lettere indirizzate a lei, al contrario di quelle al figlio Ferdinando, sono in gran parte in lingua tedesca. Dedichiamoci adesso ai documenti del nunzio raccolti e stampati dal suo segretario Giorgio Tomasi. Si tratta di 206 lettere, scritte dal 1600 al 1604, in gran parte non datate, divise nell'indice in capi secondo il contenuto, come per esempio di avviso, di condoglienza, di congratulazione, di complimento, di negozio, raccomandare o ragguaglio d'affari. Personalmente parto dal presupposto che le lettere furono anacquate per la stampa, sicché possono essere viste come un supplemento, ma non come una parte della corrispondenza ufficiale del nunzio.
I destinatari vanno da Papa Clemente VIII, i suoi cardinali nepoti Pietro e Cinzio Aldrobandini, l'imperatore Rodolfo II, il duca di Baviera, il granduca di Toscana, diversi cardinali e vescovi, fino ai membri della famiglia Porzia e della corte di Graz. In tutto 132 persone, di cui 9 donne, come Margherite, regina di Spagna, o Maria de' Medici, regina di Francia. Questa raccolta ci dimostra quanto i contatti del nunzio Porzia fossero vasti e differenziati e come ne approfittassero tutti i membri delle sue reti informative. Tutto questo ci fa supporre una grandissima quantità di posta in arrivo e in uscita nella e dalla casa del nunzio a Graz. Oltre a questa scelta di lettere di Porzia, a diversi destinatari sono conservati nell'archivio segreto vaticano atti di Porzia al suo collega Offredo Offredi, vescovo di Malfetta e nunzio a Venezia dal 1602 al 1604. Si tratta di lettere settimanali, datate lo stesso giorno della corrispondenza ufficiale con la Curia e sicuramente mandate con lo stesso corriere fino a Venezia. Per come erano composti i pacchi postali, cioè avvisi e allegati, è paragonabile alle missive inviate alla Segreteria di Stato a Roma. Per quanto riguarda il contenuto, vi è una maggiore attenzione al problema degli uscochi e, di conseguenza, ai loro soprusi nei confronti della Repubblica di Venezia e al pericolo costituito dai veneziani per i territori asburgici in Istria. Nelle lettere il nunzio tratta inoltre dei conflitti bellici con gli osmani alle frontiere dell'Innerösterreich e in Ungheria e di diversi affari concernenti il territorio veneziano, tra cui anche il vescovato di Adria. Purtroppo le repliche di Offredi alle 148 lettere conservate fino ad ora non sono stati rintracciati e l'intera corrispondenza non può così essere elaborata. Inoltre è lecito supporre che i due nunzi non si siano scritti solo durante questi 3 anni ed anche che Porzia fosse in contatto anche con altri colleghi delle nunziature, fatto che si può dedurre da singole menzioni contenute nella corrispondenza ufficiale con la Curia. Nel concludere, dedichiamoci adesso al gran complesso della corrispondenza ufficiale del nunzio con la Curia. Porzia fu nominato nunzio nel marzo del 1592, 2 mesi dopo l'elezione di Ippolito Aldobrandini come Papa Clemente VIII e lasciò Graz su ordine di Paolo V 2 anni dopo la morte di Clemente VIII. Il pontificato di questo Papa, dal punto di vista della Segreteria di Stato, fu caratterizzato dalla rivalità dei due cardinali nepoti e segretari di Stato, Cinzio e Pietro Aldobrandini. Una rivalità che ebbe una sua influenza anche sulla corrispondenza ufficiale con i nunzi. Dal 1596 fino alla fine del pontificato, Porzia e altri nunzi, come per esempio Filippo Spinelli, nunzio presso l'imperatore, o Offredo Offredi, nunzio a Venezia, riferivano ad entrambi i cardinali nepoti, mantenendo così una corrispondenza doppia. Cinzio Aldobrandini, nominato cardinale San Giorgio, come segretario di Stato, era il responsabile della nunziatura di Graz. Il cardinal Pietro Aldobrandini, responsabile per la Francia, la Spagna, la Savoia, Avignone e gran parte dell'Italia, ebbe una posizione molto più influente all'interno della Curia, per cui anche i nunzi dell'ambito di competenza di Cinzio, dal 1596-97, li scrissero regolarmente, mandavano le copie delle lettere indirizzate al cardinal San Giorgio, le cosiddette lettere pubbliche, anche al cardinal Aldobrandini, accompagnate da brevi note con la stessa data. Ad entrambi i cardinali venivano inviati altri documenti come avvisi e copie di atti. Tutti e due rispondevano con la stessa data, per cui è probabile che queste lettere fossero spedite, seppur divise in 2 pacchi postali, tramite lo stesso corriere.
Porzia iniziò questa doppia corrispondenza nella prima metà del 1596. La prima lettera conservata del cardinale Aldobrandini a Porzia è del 24 maggio del 1596. Proprio in questo periodo il rapporto di forze tra i due cardinali nepoti all'interno della curia si spostava a favore del cardinal Pietro Aldobrandini. Entrambi, Porzia e Aldobrandini, approfittarono di questa corrispondenza e infatti proprio grazie alle mancate informazioni al cardinal San Giorgio, Pietro Aldobrandini ottenne vantaggi importanti. Per esempio nel resoconto della guerra con gli Osmani, fatto espressamente menzionato nelle lettere a Aldobrandini e anche in altri singoli casi. Inoltre Aldobrandini, come abate commendatare dell'abbazia di Rosaccio in Friuli, ebbe in Porzia un valido sostenitore alla corte di Graz. Porzia, invece, ebbe tramite il cardinale Aldobrandini un importante appoggio all'interno della curia, che si occupava anche dei problemi finanziari del nunzio, soprattutto come camerlengo della Camera Apostolica. L'agognata elevazione al cardinalato, però, non avvenne mai. Tutto ciò dimostra che le reti informative di un nunzio o di una qualsiasi altra persona nell'ambito diplomatico siano essenziali per riuscire a svolgere un valido lavoro e come questo sia possibile solo sulla base dell'informazione e dell'aiuto reciproci. Spero di essere riuscita con questa esposizione a porre in evidenza l'importanza di questo aspetto per la ricerca delle nunziature, di dimostrare dunque che dobbiamo tener conto non solo della corrispondenza ufficiale del diplomatico, ma anche degli atti legati al suo ambiente lavorativo e privato. Un'impostazione sempre più adottata negli ultimi anni dalla ricerca che si occupa delle nunziature. Grazie dell'attenzione.